tutti da Tizza la mano in pasta. Allora, voi sapete che a me la festa di Halloween non piace proprio. L'anno scorso, per esempio, ho fatto i broccoli per proprio il giorno della festa di Halloween. E quest'anno che facciamo? Il pane a forma di zucca, visto che stiamo nel periodo della zucca. A me piace questo fare e non queste feste americane che a me proprio non piacciono. Allora, vi dico tutti gli ingredienti, andiamo a fare questo pane a forma di zucca e poi mi dite se vi piace. Guardate qua, cominciamo da qua. 330 g di acqua a temperatura ambiente, 500 g di farina di tipo 0 più 100 di semola rimacinata, 15 g di sale, 10 g di curcuma. Vedete la curcuma, sapete a che cosa serve, no? Servirà a fare il colore della nostra, del pane alla zucca, cioè nel senso il pane a forma di zucca. E 200 g di pasta madre rinfrescata e raddoppiata. La prima cosa che facciamo, la sapete qual è? Andiamo a fare il buco al centro. Naturalmente le due farine sono state già mischiate, quindi vado a mettere al centro l'acqua. Mettiamo il lievito, che è spettacolo della natura, guardate. E l'andiamo a sciogliere nell'acqua. Ora mettiamo la curcuma e vedrete che cambierà di colore la nostra pasta. E mischiamo il tutto. Ora mettiamo il sale, cominciamo ad impastare. Ora lo versiamo sul piano di lavoro e andiamo ad impastare il tutto. Come avete notato, questo impasto deve rimanere più sodo e ora vedrete perché deve rimanere più sodo. E naturalmente questo pane è ad una lievitazione. Guardate che bel pane! Il bel colore e poi la pasta bella liscia liscia liscia. Adesso sapete, no? Io mi preparo sempre la mia ciotolina con la farina, in questo caso è di semola. Vado a spolverare, passo sul nostro panetto e vado a pirlare. E guardate qua, ho uno spago. Questo è lo spago che si usa per fare il roast beef. Io l'ho raddoppiato in due file e adesso andiamo a fare la forma della zucca. Delicatamente, senza stringere troppo la pasta, prendiamo le due file e le passiamo sotto. Passiamo sotto, andiamo ad incrociare. Aspettate. In questo modo. Tenendo sempre la forma giusta, no? Senza stringere, mi raccomando. Passate nuovamente. Quando fate, guardate, vedete? Quando dovete incrociare, dovete passare così. Ecco, vedete? Questo naturalmente, questo pane, una volta che sarà raddoppiato, che andrà a lievitare, è normale che si gonfierà. Quindi andiamo a fare lo stesso, vedete sotto, guarda, fa vedere Lorena. Io faccio questo lavoro e incrocio. Incrocio nuovamente. Ecco. È rimasta una sola fetta, come vedete. Quindi eccola qua, da fare. Quindi. Allora, mi vado a tagliare lo spago. Io avevo lasciato tanto spago perché volevo essere sicura, no? Casomai mi si accorciava. Quindi andiamo a fare il nodo, così. Sembra facile, no? Però c'è la pasta di mezzo, insomma, non è che tanto tanto facile. Però voglio dire, mannaggia, che bello, guardate, guardate. Allora, andiamo a infilare sotto i lembi, qua. Io li faccio passare lo spago sotto. Ecco, in questo modo facciamo un ultimo nodo, proprio l'ultimo. No, facciamo Pure così. pacco le Facciamo il fiore. No, 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 no. Casomai poi cresce la pasta. Ecco qua. Ecco qua. Pacco regalo è pronto. Guardate, che bello! Aspettate che sistemo qua. Guardate, vi dico che è da tanto che non faccio questo pane così con le cordicine qua dell'arrosto ed è stata una bella esperienza rifarlo, veramente. Allora, adesso che facciamo? Nello nostro stampo qua tegame ho messo la carta forno, andiamo a spolverare di farina e ci andiamo a mettere il nostro pane, che bello! Un pane regalo. Guarda, Elena, che bello! No, che poi no? Anche se non esce perfetto perfetto, io vedo che quando mio papà mi dà le zucche, non sono tutte perfette. Per esempio, quella che abbiamo noi nell'entrata non è tutta perfetta. Ha una fetta poco più,
più grande e l'altro proprio più piccola. Beh, sono contenta veramente. Allora, che facciamo? Siccome che questo pane è una lievitazione, e adesso lo mettiamo in forno spento con lucina accesa fino al raddoppio. Non vedo l'ora, veramente, non vedo l'ora. Quindi, saranno quelle 4-5 ore. Mi raccomando, deve essere bello, bello lievitato. Però mi raccomando, si vede quando è bello lievitato, perché altrimenti poi la pasta si usa, come dico io in dialetto, si usa a spaccare. Quindi non deve spaccare. Una volta lievitato il nostro pane, lo facciamo vedere e poi lo inforniamo. Guardate, questo è Halloween per me, questo. Nonno Halloween, la festa americana. Questo è Halloween. Ci vediamo dopo. E guardate il nostro pane come è lievitato bello! Sono proprio contenta! Allora, adesso ho prescaldato il forno a 250 gradi ventilato e andiamo ad infornare per 40-45 minuti. Dopodiché lo mettiamo su gradella a raffreddare ed asciugare e poi faremo il fatidico assaggio. Guardate che bello! È proprio simpatico! Ci vediamo dopo! Sono pronta a farvi vedere il mio pane a forma di zucca. Guardate qua. E voi direte, dai, questo qua, il picciolo, che cosa ha fatto? Allora, guardate qua. Ho tagliato il picciolo di una melanzana per far sì che sembrasse una zucca. Ma voi potete mettere qualsiasi cosa che a voi piace. Spero che l'idea sia stata chiara di come ho fatto. E naturalmente, una volta cotto il pane e raffreddato, ho tagliato lo spago e l'ho sfilato. Si sfila tranquillamente, anche se di sotto, per esempio, entra un poco poco nell'impasto, ma si sfila tranquillamente. E che dire, dobbiamo aprire questo pane. Io sono veramente contenta perché in questo modo, nel modo più naturale del mondo, questo è Halloween, dico sempre io. Allora, andiamo a tagliarlo. Sto tagliando uno spicchio, lo posso anche spezzare, tanto ce lo dobbiamo mangiare noi. Allora, ed eccolo qua, il nostro pane giallo, come vedete, beh, deve sembrare una zucca. È naturale che poi, se volete, non c'è bisogno di mettere la curcuma, e potete fare normalmente sempre con le stesse forme. Quindi andiamo ad assaggiare e guardate come faccio io. Guardate, nel modo più naturale di questo mondo, vado a farmi un bel pezzo di pane. Sono contento, soddisfatto, morbido, soffice. Guardate qua. Che dire? Buono, buonissimo. E con questo, spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta e che la facciate. Il modo più buono, più naturale, più bello per festeggiare Halloween, secondo me, è questo. E niente a che vedere con queste feste americane. Niente. Io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Comunque, dico sempre. Fate felici. Davide e Lorena. Ok, io con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti di cuore, alla prossima video ricetta.